Ciao a tutti, eccoci arrivati al secondo video dedicato a yoga e mal di schiena, video di pratiche. Nel primo video abbiamo diviso le persone in due categorie, le persone che hanno come posizione antalgica l'estensione, caso A, e adesso, nel caso B, descriviamo le persone che hanno come posizione antalgica la flessione, cioè quando ci ingobbiamo. La posizione antalgica è la posizione in cui si ha una riduzione della sintomatologia dolorosa. Quindi parliamo di persone che stanno bene quando incurvano la schiena e di quando flettono l'anca. Bene, come dicevo anche nel video scorso, non ha nessun carattere esaustivo di completezza questo video sul mal di schiena, proprio perché siamo in 7 miliardi, abbiamo 7 miliardi di schiene differenti, con 7 miliardi di problematiche. Quindi questi video servono solo per grattare leggermente la superficie e per magari darvi più sensibilità e non farvi arrivare al punto, diciamo, di rottura dove davvero o ci si blocca oppure si arriva ad avere conseguenze gravi a livello del rachide. E come nei video precedenti, vi ricordo che parlo soprattutto del rapporto che c'è fra schiena e articolazione dell'anca. Ho visto come già sistemando le tensioni che sopraggiungono sull'anca, molta della sintomatologia dolorosa a livello lombare migliora, ma sicuramente anche qua non è assolutamente completa la visione. Mancano tutti gli altri tipi di articolazioni, manca soprattutto vedere cosa succede nella parte alta del tronco. Quindi, veramente, è solo per grattare la superficie. Dicevo, posizione antalgica in flessione, quindi riduzione del dolore durante una flessione della colonna, significa che abbiamo una problematica sulla catena cinetica anteriore delle gambe, dell'arto inferiore. Quindi stiamo parlando del quadricipite e della zona inguinale, diciamo soprattutto, poi ci sono altri muscoli. Quindi andiamo a lavorare su quelli che sono i flessori dell'anca. Come nel video precedente, proporrò tre pratiche di allungamento, tre pratiche di rafforzamento addominale. Come sempre dico che agisco sui freni, che sono appunto le rigidità, e agisco sull'acceleratore, che sono la generazione di forza, di tensione addominale che vi permette di sorreggere la postura della colonna vertebrale. Come sempre, se gli addominali, che di solito sono quelli che danno più problematiche nel loro sviluppo, nell'esercizio proprio, e spesso l'addominale può anche generare, se eseguito male, un dolore alla bassa schiena, ecco, evitate quella parte, magari contattatemi che ne parliamo. Eseguite soprattutto la fase di allungamento. Come sempre, quando vi sentite rigidi in un particolare esercizio, ripetetelo più volte, che non succede niente. E nel caso invece degli addominali, quando sentite che un addominale è troppo intenso, calate nell'intensità. Nel video dirò appunto come si fa, o se anche a livello minimo già sentite dolore, cercate di andare nell'addominale precedente più facile. Ok? Queste più o meno sono le cose che vi voglio dire. Ah, molto importante, cosa serve per il video? Serve una banda elastica, una sedia può essere utile. Vi ricordo che anche il cronometro vi può servire. E detto questo, non serve altro e noi possiamo passare alla fase degli esercizi. A dopo! Partiamo ora con il primo esercizio di allungamento, cioè un affondo. Vi potrebbe essere utile una sedia, si può fare anche senza sedia. Comunque, esercizio semplice, prima ve lo spiego, poi dopo lo eseguiamo assieme. Partiamo con il piede destro esattamente sotto la sedia, il ginocchio destro contatta la sedia. Se non avete una sedia si può fare benissimo lo stesso. La cosa importante è che il ginocchio e la caviglia siano sulla stessa linea. Unica cosa importante, ok? Il ginocchio di sinistra, che è quello posteriore, arretra il più possibile. Magari il ginocchio destro si stacca leggermente dalla sedia. Il vostro gioco è tenerlo attaccato. Da qua potete mettere le mani sulla sedia, il collo del piede di sinistra a terra,
Se la posizione è troppo intensa e sentite la schiena, potete appoggiare i gomiti sulla sedia. Spalle basse, sguardo in avanti, ginocchio destro che non accentra, ma rimane leggermente esterno, in modo tale che ginocchio e gluteo e anca siano sulla stessa linea. Questa è la postura. Tempo 1 minuto, ok? Bene, possiamo farlo tutti assieme. Quindi partiamo da capo, tutti quanti. Quindi piede destro sotto la sedia, in mezzo alle gambe, ginocchio destro che spinge contro la sedia. Arretriamo col ginocchio di sinistra il più possibile, collo del piede di sinistra a terra. Partiti 1 minuto. Ginocchio destro che non accentra, piede destro in linea, collo del piede di sinistra che spinge a terra. Potete partire con le mani, con i gomiti sulla sedia per scaricare leggermente il peso. Non dovete sentire male all'inguine destro. Se sentite male all'inguine destro, salite leggermente. Se non avete fastidio, anche qua potete salire. Ginocchio che contatta la sedia, ginocchio destro spinto esterno. Se arriva tensione sotto la coscia di destra, potete mettere il piede destro leggermente più avanti. Respiro, spalle basse, io sono salito, ma se sentite la schiena, sentite che la posizione è troppo intensa, rimanete con i gomiti sulla sedia. Respiro, spalle basse, rilassate. Bene, sciogliamo la postura e andiamo con l'altra gamba. Quindi, piede sinistro sotto la sedia. Ginocchio sinistro che contatta la sedia, ginocchio destro a terra, collo del piede destro, cercate di non accentrare il piede destro, gomiti sulla sedia e partiamo con l'allungamento della zona inguinale di destra. Ginocchio destro bello indietro, tensione nella zona inguinale di destra. Se sentite la zona inguinale di sinistra dovete stare più alti, eh? I vostri tempi, se ve la sentite, di aumentare l'intensità, magari mettendo le mani sulla sedia o addirittura le mani sul ginocchio. Cercate di chiudere le coste. Non è questo, è coste chiuse. Lì. Tensione, una bella tensione in quella zona inguinale di destra. Se avete fastidio al ginocchio, ovviamente potete mettere qualcosa di morbido sotto al ginocchio. Posizione la più bassa possibile. Se sentite la schiena, mi raccomando, state in avanti. Bene. Questo è il primo esercizio. Mi raccomando, se sentite ancora molta rigidità in questa zona, molta tensione, e anche lì se vi dà noia il ginocchio a terra, spesso significa che c'è troppa tensione anche nella zona inguinale. Ripetete questo esercizio 2, 3, 4 volte, sicuramente male non vi fa. Bene, passiamo ora al primo addominale, un addominale molto semplice che direi di solito, visto che tutti lo riescono a reggere ed è una buonissima base di partenza per tutti gli altri. È un addominale semplice, vi consiglio di portarlo avanti tante, tante volte. Ripetete questo esercizio almeno per 30-40 secondi, per 3, 4, 5 volte, tutte le volte che volete, soprattutto se gli addominali dopo che sono più intensi di questo vi daranno dei problemi, tornate ancora ad allenarvi su questo tipo di addominale. Addominale molto semplice, per fare questo serve una banda elastica. Legata per esempio a un termosifone, io qua ho la spalliera perché sono in una palestra, ma va benissimo anche legare un termosifone, una maniglia, qualcosa che lo tenga stretto. E se non avete una banda elastica, vanno bene anche i vecchi cavi, per esempio da portapacchi, se ne avete, ok? Bene, vi sdraiate, supini, quindi pancia in su. Testa a terra, comoda, gambe tese, piedi a punta, belli tirati a punta. Da qua, molto semplice, prendete l'elastico,
Prendete l'elastico e semplicemente con l'elastico in mano spingete l'elastico verso i piedi, spalle lontano dalle orecchie e state statici qua. Spalle lontano dalle orecchie, mi raccomando, e dovrebbe arrivare una bella tensione addominale e dovreste sentire la zona lombare che tende a diminuire come arco. Deve essere piacevole, mi raccomando, spalle lontano dalle orecchie. Se l'azione è molto semplice, basta prendere un elastico più intenso oppure fare due giri all'elastico e tirare, ok? Mi raccomando, ripeto. Questo è l'addominale più semplice, gli altri sono più difficili, se gli altri vi danno problemi significa che questo deve essere portato avanti per più tempo, per più giorni. Bene, secondo esercizio di allungamento, molto simile a quello di prima, ma aumentiamo l'intensità mettendo anche una torsione e andando ad allungare con parti diversi della zona inguinale. Prima ve lo spiego, poi ve lo faccio vedere. Come prima, parto in questo caso col piede destro sotto alla sedia, ginocchio destro che contatta la sedia, ginocchio di sinistra il più indietro possibile, collo del piede di sinistra che non accentra e spinge a terra. Se questa era la posizione di prima, adesso abbiamo due torsioni. La prima ho davanti la prima ruota verso sinistra, vi aiutate magari a spingere il ginocchio destro esterno, non fatelo accentrare, il ginocchio destro che rimane esterno e voi ruotate verso sinistra. Il collo del piede di sinistra spinge fortemente a terra. Dovreste sentire la zona inguinale più interna, più vicino all'interno cosce, voi girate. Questa è la prima postura. La prima torsione, la seconda torsione esattamente contraria. Tengo, magari appoggio il gomito sulla sedia, tengo con la mano sinistra il ginocchio destro, ruoto verso destra, collo del piede di sinistra che spinge a terra. Dovremmo sentire la zona inguinale più laterale, più esterna, ok? Bene. Ovviamente per tutte e due le gambe e ovviamente un minuto a postura, ok? Adesso la facciamo tutti assieme. Quindi partiamo, piede destro sotto la sedia, ginocchio destro che spinge, arretro bene col ginocchio sinistro, tengo il ginocchio destro spinto esterno e da qua torsione verso sinistra. Affondo, devo sentire una bella tensione nella zona inguinale di sinistra, nella parte proprio più interna dell'inguine. Se sento molto l'inguine destro, invece sto più alto, vengo più indietro e ruoto. Non dimenticatevi di spingere a terra il piede di sinistra, il collo del piede di sinistra. Date anche un occhio e guardate che non accentri, cioè che non vada verso l'interno. Mantenete spinto esterno il ginocchio di destra. Bene, ritorno e cambiamo gamba. Dopo l'altra torsione la facciamo dopo. Quindi sinistra in avanti, fate i cambi sempre lentamente. Ginocchio di sinistra che contatta la sedia, non accentro il piede destro, ginocchio sinistro tenuto esterno, mano destra al fianco, torsione verso destra, spingete esterno quel ginocchio sinistro, cercate di spingere bene a terra il collo del piede di destra.
Ruotate, non dovete sentire la schiena, mi raccomando. Se sentite la schiena state ruotando troppo. Continuate la spinta dell'alluce, del collo del piede, addirittura se riuscissimo del quinto dito del piede. Spingete continuamente esterno quel ginocchio sinistro. Ancora qualche secondo. E piano rilascio. E cambiamo gamba, facciamo l'altro tipo di torsione. Quindi porto di nuovo avanti il piede destro, appoggio il ginocchio destro contro la sedia, ginocchio sinistro bene indietro, gomito sinistro che appoggia sulla sedia, mano sinistra che tiene stretto il ginocchio e da qua torsione verso destra. Ci deve essere una bella tensione nella zona inguinale esterna di sinistra. La mano sinistra non fa cadere esterno il ginocchio destro, eh. Quindi è proprio solo la colonna che ruota e quella bella tensione. Respiro. Qualche secondo ancora. E piano ritorno e cambiamo gamba. Movimenti lenti, perché sono allungamenti intensi. Piede sinistro sotto la sedia, ginocchio sinistro che contatta la sedia, ginocchio destro bello dietro, collo del piede destro che spinge, gomito destro che appoggia, mano destra che tiene stretto il ginocchio sinistro. Un bel inspiro e nell'espiro. Torsione della colonna. Tensione nella parte laterale dell'inguine di destra. Ancora arrivare qualche croc nella schiena. Non state a forzare, se arriva tanto meglio, ma non state mai a forzarli. Respiro lento, collo del piede destro che spinge a terra, ancora qualche secondo. E piano rilascio la postura. Bene, questo era il secondo gruppo di esercizi di allungamento sempre sulla zona inguinale. Mi raccomando, se vi sentite ancora molto rigidi in questo comparto con queste torsioni, ripeteteli di nuovo. Bene, proseguiamo con il secondo tipo di addominale ad anca estesa. Per fare questo addominale serve o un rullo tipo i rulli da Pilates, appunto, oppure si possono benissimo usare i mattoncini, se li avete, di yoga, oppure va benissimo anche due pile di libri abbastanza alti, un po' più di mezza spanna. Ok? Io ve lo farò vedere col rullo, ma vanno benissimo anche i mattoni, adesso ne capirete il senso. Allora, è un plank fondamentalmente. Partite con il rullo altezza, non dico dell'inguine, ma una spanna più bassa del vostro inguine, quindi siamo sopra la metà della coscia. Ok? Gambe tese, tesissime, mi raccomando. Gomiti leggermente più avanti delle spalle, gambe tese. Da qua devo fare un plank. Questo non è un plank.
Il plank prevede la spinta in alto, ok? La spinta in alto delle coste, spalle lontano dalle orecchie, qua, e gambe tese. Questo è il primo addominale. Fondamentalmente dovete eseguire, guardate il mio dorso, una gobba. Quindi non è questo, qua potreste sentire la schiena, è questo. Dovete cercare una gobba e contemporaneamente cercare di spingere l'inguine verso il basso. Lo so, è molto difficile. Più intenso questo addominale, perché magari non lo sentite, il tubo, ok, invece che metterlo nella parte alta della coscia, lo potete mettere nella parte bassa della coscia, nel ginocchio, nella tibia o anche nella caviglia. Quindi adesso lo metto a livello del ginocchio, ad esempio. Quindi gobba. Ok, immaginate di dover tirare il tubo verso di voi, spalle spinte indietro, sguardi in avanti. Io già da qua sento una bella attivazione addominale, gambe tese, piedi a punta. Pube che spinge in giù, gobba che spinge in su, per dirlo in parole povere, ok? Tenete questa postura per almeno 20 30 secondi, se la riuscite a tenere per più di 30 secondi, aumentate l'intensità, ma andateci piano e mi raccomando, la tensione addominale deve essere sotto l'ombelico, a livello quasi del pube. Se sentite la parte alta dell'addome o sentite le cosce, sappiate che il mal di schiena è dietro l'angolo, la lombalgia è veramente dietro l'angolo. Se la sentite nella parte bassa dell'addome, invece siete, diciamo, sicurissimi che l'addome sorregge e anzi lo state migliorando. Bene, andiamo adesso con l'ultimo esercizio di allungamento, l'esercizio dedicato al quadricipite, l'esercizio di allungamento più intenso. Spesso qua la gente soffre. Vi spiegherò come renderlo il più graduale possibile. Vi potrebbe essere utile una sedia anche per questo esercizio. Io lo farò con una spalliera, ma non serve assolutamente, basta solo un muro. Allora, prima ve lo spiego, poi lo eseguirete. Quindi, l'esercizio prima ve lo faccio vedere nella sua completezza. Ginocchio destro, in questo caso, contro al muro, piede destro sul muro, piede sinistro in mezzo alle mani, ok? E il bacino scende. Già in questa posizione dovrebbe arrivare una grande tensione a livello del quadricipite di destra. Per rendere la posizione via via più intensa, vi potete aiutare con la sedia, potete salire, ok? Meno arco possibile, salire. Più ginocchio sinistro che spingi in avanti, più salirete, più date peso alla gamba dietro, più diventa intenso addominale. Potete passare anche da questo step, ok? Se l'esercizio è già troppo intenso così, soprattutto molti di voi hanno anche un collo del piede rigido e patiranno proprio sulla caviglia, l'esercizio per renderlo meno intenso è portando il ginocchio, staccandolo dal muro, ok? Quindi vedete, l'ho staccato una spanna dalla spalliera, piede in mezzo alle mani e eseguirete l'esercizio in questa posizione. Come prima, lo volete rendere più intenso, salite con i gomiti sulla sedia, con le mani sulla sedia. Quando sentite che il quadricipite da qua va abbastanza bene, allora tornate ad arretrare col ginocchio magari di qualche centimetro e ripetete tutta la sequenza. Vi consiglio di tenere, se siete molto rigidi, magari partite con 1 minuto per gamba. E via via portatelo anche a 1 minuto e mezzo, 2, perché il quadricipite è un muscolo grosso, ci mette tanto a, diciamo, mollarsi, ad allungarsi bene, ok? Lo eseguiamo insieme. Prendete voi le misure adesso, se più lontano, più vicino, e appunto proviamo. Io do come tempo 1 minuto e mezzo per gamba, quindi io parto col ginocchio destro contro il muro, se vedete che è troppo intenso, mettete in pausa il video e allontanate leggermente il ginocchio dal muro e poi riprendete col video. Quindi
ginocchio destro contro il muro, piede destro su, piede sinistro in mezzo alle mani, mani a terra, bacino che scende. Controllate sempre di avere il ginocchio sinistro in linea con la caviglia sinistra, spalle lontano dalle orecchie e scendiamo col bacino. Potrebbe arrivare tensione nell'interno coscia o sotto la coscia di sinistra, non succede niente, portate leggermente più avanti il piede, dovrebbe calare, soprattutto sulla parte posteriore della coscia sinistra. Sono passati i primi 30 secondi, chi sente che ne ha la possibilità può mettere le mani, i gomiti sulla sedia. Non lasciate scappare esterno il ginocchio sinistro, cercate di scendere col bacino. Bacino che cerca di retrovergere. È passato il primo minuto. Se volete potete mettere le mani sulla sedia, io do delle indicazioni di massima, poi siete voi a vedere dove arrivate. Non inarcate, anzi, fra i due cercate una leggera gobba. Se le mani spingono, vi aiuta a portare più tensione nella zona inguinale e nel quadricipite. Abbiamo ancora gli ultimi secondi. Bene, cambiamo gamba. Io come prima parto col ginocchio attaccato al muro, voi vedete qual è la postura che sapete mantenere. Quindi ginocchio sinistro contro il muro, piede destro in mezzo alle mani. E poi bacino che scende. Potete partire con le mani a terra per i primi 30 secondi. Concentratevi sulla discesa del bacino, sulla bella tensione in quel quadricipite. Sono passati i primi 30, se volete potete mettere i gomiti sulla sedia, scendere di più col bacino. Se stiamo particolarmente bene, visto che è passato il primo minuto, possiamo mettere le mani sulla sedia e alzarci, quindi estendere e scendere col bacino. Respiro lento, spalle rilassate. Bene, sciogliamo la postura. Come dicevo per gli esercizi precedenti, se questo esercizio è ancora molto impegnativo per voi, ripetetelo magari più leggero, ma ripetetelo finché non sentite che il quadricipite ha iniziato a sciogliersi. Bene, andiamo con l'ultimo tipo di addominale, quello più intenso. Mi raccomando, è inutile che provate subito a fare questo addominale se quelli di prima sono scarsi, quindi prima trovate la massima forza negli altri, poi eseguirete quest'ultimo. Questa volta si tratta di un plank vero e proprio sui gomiti. Chi vuol partire da un plank più leggero lo può fare sulle mani. Anche qua, tenuto 20-30 secondi fino al minuto addirittura. Chi arriva facile al minuto, allora può renderlo più intenso, magari se è sulle mani, passare sui gomiti, ok? E ripetetelo 2, 3, 4 volte. Mi raccomando, non dovete mai sentire la schiena. Alcune varianti. Variante più facile. Mani a terra, punto i piedi, stacco le ginocchia. Prima variante. Spalle leggermente più avanti,
scusate, mani leggermente più avanti delle spalle, piedi uniti, prima variante. Seconda variante, collo del piede a terra, talloni uniti, molto più intenso. Se già queste varianti vengono bene, gomiti a terra, punto i piedi, stacco le ginocchia. Questa è la terza variante. Ultima variante, uguale, ma col collo del piede a terra. Valgono le stesse considerazioni di prima. Devo fare una gobba, quindi spingo in dentro le basse coste, spingo in avanti il pube, ok? Ve lo faccio vedere dalle mani. Quindi non è questo, non è neanche questo, è questo e questo. Quindi spingo in alto il dorso. Spingo indietro le spalle, coste belle trattenute, spingo in basso il pube. Da qua potete fare tutte le evoluzioni che volete: collo del piede a terra, gomiti a terra o entrambi, collo del piede a terra e gomiti a terra insieme. Mi raccomando, se sentite la schiena, significa solo che l'addominale per voi è troppo intenso. Stesse considerazioni di prima, non dovete sentire la parte alta dell'addome, quello vicino alle coste. Ma la parte bassa sotto l'ombelico il più vicino possibile al pube. Non dovete sentire, mi raccomando, i quadricipiti, ok? Quadricipiti, parte alta dell'addome, significa che la schiena sta per arrivare ed è peggiorativo. Bene, con questo video termino questa piccola miniserie dedicata a yoga e mal di schiena. E come sempre vi ho detto che non sono video completi, servono solo a grattare la superficie e darvi un po' più di sensibilità al corpo per non finire in condizioni magari più pericolose. E spero che questi video vi siano piaciuti. Mi raccomando, se avete richieste anche di particolari argomenti, fatemeli che se posso vi vengo incontro. Prossimamente ho intenzione di fare anche un ciclo di video dedicati a yoga e cervicalgia, perché è l'altro grande, diciamo, problema che affligge un po' il mondo moderno. E io, come sempre, ringrazio i miei maestri, ringrazio il mio professore mitico di postura, Vincenzo Canali. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video se ne avete piacere. Io ringrazio tutti i sostenitori, soprattutto quelli che con anche un obolo mi permettono di portare avanti questo mio progetto. Davvero grazie mille. E ringrazio il centro TDR che ci ospita sempre, molto gentilmente. Detto questo, noi ci possiamo vedere alla prossima chiacchierata e alla prossima pratica. Ciao a tutti!